Il suo ritorno nel paese di Valdastico difficilmente poteva passare inosservato, si era spostata per sfuggire alla cattura e alle sue responsabilità, ma ieri mattina alla fine la sua irreperibilità prolungata si è conclusa dopo che i carabinieri della stazione locale di Valdastico, con supporto di una pattuglia radiomobile per prevenire eventuali reazioni, l'hanno rintracciata a San Vito di Leguzzano e trasportata in carcere. Missione portata a termine nella prima mattinata di mercoledì 7 agosto in esecuzione di un ordine di arresto proveniente dalla Procura di Udine. La scelta di trovare riparo a soli pochi chilometri da dove viveva l'ha tradita a fronte delle investigazioni mirate degli uomini dell'arma. Ed è così che GH, donna di 45 anni che risulta formalmente residente nel comune di confine tra Veneto e Trentino, ha concluso la sua breve latitanza dopo che da circa un mese non si era più vista nei paraggi, consapevole probabilmente del mandato di arresto nei suoi confronti per una serie di rapina e atti violenti che la videro protagonista anche come responsabile, giustificato da una serie di reati di valenza penale commessi in Friuli 5 anni fa. Il cumulo definitivo di pene per le condanne in seguito ai reati di rapine e lesioni personali ammonta in totale a 2 anni e 6 mesi di reclusione.